Siccome, buongiorno a tutti, siccome oggi ho una comunicazione da farvi su tutte le nuove linee guida che abbiamo approvato, ho chiesto disponibilità alla dottoressa Russo che è qui tutti i giorni. No, scusa, la luce va bene, siete pronti? Ho chiesto alla dottoressa Russo di essere qui a disposizione se avete domande. E passerei subito al tema del bollettino innanzitutto e dopo darvi una comunicazione che è abbastanza veloce e poi lasciamo spazio alle domande. Allora, per quanto riguarda il bollettino, abbiamo 571.475 tamponi fatti, sono 10.000 anche ieri, 10.607 per l'esattezza, 10.607 tamponi ieri. Le persone in isolamento sono 2.852, calano sempre vistosamente, meno 2,80. Da ieri sono uscite 280 persone in isolamento. Il numero dei positivi è 19.069, più 10. Quindi l'incidenza, siamo all'1%, l'1 per 1000 più o meno. Il numero positivi 10.069, incidenza, se considerate che sono 10 positivi in più, sui tamponi che abbiamo fatto 10.000 sono l'1 per 1000. I ricoverati sono 5,34, meno 7 anche nelle ultime 24 ore. E i signori lì possono accomodarsi dentro? Possono entrare? Sì, grazie mille. Sì, non li lasci là in piedi. E fra l'altro dei 534, positivi 205, negativi 289, quindi vedete che più della metà si sono negativizzati. Le terapie intensive, insomma, ci danno un numero che è assolutamente incoraggiante, 40. 40 in terapia intensiva con positivi 14 e 26 negativi. I dimessi sono 3.258, più 4. I morti in ospedale sono 1.348, più 6, e 1.865 i morti in totale, 1.865. Dovremmo fare un cartello con i morti totali, magari un cartello unico, ma tale che si vede il dato. I nati 87. Allora, oggi, e per questo abbiamo lavorato ovviamente con l'assessore Lanzarini, l'assessore Bottacin, la dottoressa Russo, l'avvocato Botteone, anzi potremmo anche invitare anche l'avvocato. So che sta finendo la stesura dell'atto. Oggi io presento un'ulteriore ordinanza e questa è un'ordinanza, come si può dire, di riequilibrio, di ulteriore programmazione di apertura. E tutti noi sappiamo che siamo aperti al 90%, ma ci sono ancora molti fronti che pesano, sui quali ancora di apertura non ce ne sono state fatte. Allora, l'ordinanza è un'ordinanza che vuole assolutamente essere in linea con quello che è stato deciso a livello nazionale col DPCM. Vi ricordo che il DPCM ha approvato il DPCM del domenica 3, che è arrivato alle 5 di sera, fra l'altro, adesso ricordo, e prevede che rispetto... 17, poi abbiamo aperto il 18. Sì. Prevede che... Sì, è quello della scorsa domenica, per capirci, una settimana fa. Prevede che ci sia la possibilità, fatte salve, diciamo, le indicazioni delle linee guida, di anticipare delle aperture. Il DPCM peraltro recepisce nel testo e allega negli allegati le linee guida delle regioni, la conferenza delle regioni. Ieri sera la conferenza si è riunita in virtù di un lavoro poi fatto fra l'altro per una commissione nazionale governata dalla dottoressa Russo, ha redatto, o meglio sono state approvate, ho partecipato anch'io perché era la conferenza dei presidenti la sera, abbiamo approvato tutte le linee guida che noi alleghiamo nell'ordinanza di oggi. Quindi si sono migliorate e incrementate le linee guida dell'allegato iniziale,
quello di domenica scorsa. In più oggi noi, oltre alle gare e le linee guida, quindi metteremo online le linee guida, diciamo, definitive, o meglio quelle approvate ieri sera, oggi do firma, poi dovete avere pazienza, cioè il testo ce l'abbiamo già, stiamo facendo un paio di verifiche giuridiche, e do firma a una ordinanza che sostanzialmente mette in linea, dà delle aperture rispetto ad alcune attività. Allora, attività commerciali e sociali, o meglio attività economiche e sociali, scusate, ho letto male io, dal 25 maggio, cioè dal lunedì, da dopodomani, fanno riferimento l'allegato 1, quindi le linee guida che troverete allegate nelle, che le linee guida ve le distribuiamo già adesso, dopo vi daremo il testo dell'ordinanza. Allora, noleggio pubblico e privato di auto e altre attrezzature, bici, biciclette, moto, monopattini, elettrici, eccetera. Qualcuno può dire, ma si noleggiavano già le auto. Sì, però adesso ci sono le linee guida e comunque ci sono altre attrezzature che non si noleggiavano. Quindi questa pone fine a tutto il tema dei noleggi che non si facevano, e quelli che si facevano hanno le nuove linee guida. Informatori scientifici del farmaco, anche loro possono avviare l'attività. Voi capite che questa era un'attività delicata, le linee guida ci sono e sono relative al fatto che questi operatori economici entrano in contatto con i medici e entrano negli ambulatori, quindi abbiamo chiarito anche questo. 3. Aree giochi per bambini in spazi pubblici aperti o aperti al pubblico, compresi gli esercizi commerciali, cioè giostrina sul centro commerciale, e strutture ricettive, la giostrina sul parco dell'albergo, del campeggio o quant'altro. Per gli spazi di proprietà pubblica possono essere fissate dalle amministrazioni comunali, attenti a questo, date di avvio, diciamo, successive a lunedì. Noi dobbiamo fissare una data. Diciamo alle amministrazioni, da lunedì vi mettiamo nelle condizioni, qualora siate in grado di adempiere subito lunedì, di aprire. Se poi avete necessità di manutenzione, di tagliare l'erba, di fare una sanificazione o di fare diciamo altre attività, perché ci sono dei comuni che hanno anche molti punti ricreativi per i bimbi, decidete di aprire. Quindi dico ai cittadini che lunedì mattina non siate tutti lì a pigiare il campanello del sindaco del municipio chiedendo della giostrina perché non è aperta. Noi diamo facoltà da lunedì di avviare, ce ne saranno molte di aperte, e nel rispetto dell'autonomia dei sindaci poi decideranno loro, secondo i programmi comunali, quando aprire. Ma è importante che noi abbiamo detto che si può aprire, perché se no non potevano aprire. Circoli culturali, ricreativi e centri sociali, luoghi di ritrovo di associazioni culturali, centri sociali, come vi ho detto, circoli ricreativi, club, centri di aggregazione sociale, università del tempo libero e della terza età per le attività di somministrazione bevande e alimenti, attività motorie, sportive, formative, insomma c'è tutta la lista. Quindi anche qui dal 25 di maggio con le linee guida si va all'apertura. Guardate, è stato fatto un lavoro ciclopico, cioè voi pensate che si va dal normare, o meglio dare buone indicazioni all'apertura del centro culturale, del centro sociale, piuttosto che del circolo per anziani, in maniera tale di mettere in sicurezza tutti. 5. Formazione professionale, anche questa riparte da lunedì, attività formative non esercitabili a distanza, voi sapete che avevamo lo smart working e la formazione a distanza, tutte queste attività, quali laboratori, attrezzature, strumenti, esami finali, attività di verifica, accompagnamento, tutoraggio e orientamento dei diversi percorsi professionali. Sbloccata tutta l'area formazione di qualsiasi ordine e grado, che anche quella delle autoscuole, tanto per capirci. 6. Parchi tematici e di divertimento, giostre, spettacoli viaggianti, acquatici, avventura, zoologici, abbiamo anche il parco zoologico in Veneto, vi ricordo, e altri contesti di intrattenimento con ruolo interattivo dell'utente con attrezzature o spazi. Letto Caneva World, Gardaland, altri parchi minori, il parco di Bussolengo,
tutto quello che insomma è il Luna Park, perché pensiamo anche all'offerta turistica. È ovvio che lunedì uno non si può presentare alla porta di Garden di Versi, che Zai ha detto che è pronto, però da lunedì c'è efficacia giuridica e ci sono le linee guida per mettere nelle condizioni gli operatori di cominciare a sanificare, a programmare, a progettare. Qualcuno dice: ma Zaia sbaglia perché apre troppo presto. No, noi come abbiamo fatto con le spiagge, avete visto? Ci sono stati problemi. Dobbiamo mettere nelle condizioni la gente di cominciare a pensare e avere una certezza giuridica. Quindi immagino che questi apriranno magari fra una settimana, 10 giorni, ma avranno la certezza di non dover stare lì a aspettare qualcuno che suoni la campanella. Dal 25 maggio 2008 è ammesso lo svolgimento delle seguenti attività nel rispetto dell'allegato 2, le abbiamo separate in ordinanza, l'avvocato Botteone ha separato, perché abbiamo un allegato 1 che avete tutte le linee guida, poi ci sono un allegato 2 che sono linee guida proprio nazionali, che non sono le linee guida delle regioni, ma sono delle linee guida nazionali, e sono per guide turistiche e professioni della montagna. Quindi anche dal 25, secondo linee guida nazionali, le guide turistiche, le professioni della montagna vanno in questa direzione. Voi avete capito, e capito dall'impostazione dell'ordinanza, che noi stiamo preparando la culla per il neonato, cioè noi non abbiamo abdicato al ruolo turistico del Veneto, ma per far turismo ci vuole tutto il corredo, che è rappresentato dagli alberghi, dall'offerta ovviamente ricettiva, ma anche da una serie di servizi che sono il parco acquatico, che sono le attività delle guide turistiche e quant'altro. Cioè, ci stiamo attrezzando, mettiamo in moto i motori al minimo, ma poi andranno a regime. Io immagino nel giro di una settimana, 10 giorni, saremo già, diciamo, a buon regime. Per questo abbiamo voluto partire prima. Inutile che andiamo al 13 agosto a dire che il 14 si fa turismo. E si vota il 14? Agosto? No, prima. Però volevo anche ricordarvi, lo dico agli albergatori, abbiamo dato una risposta a una FAC, che comunque magari rinnoveremo, potremmo anche inserirla in questa ordinanza, rispetto ai buffet. Abbiamo risolto il tema del buffet nell'albergo, e quindi il buffet è elemento di mescita di alimenti e bevande, e non è fuori legge. Ovviamente il buffet, ve l'avevo già detto l'altro giorno, dove è servito. Bene. Dal 1 giugno, quindi lasciamo perdere lunedì prossimo, dal 1 giugno, voi avete visto che sembra che abbiamo dimenticato le attività, ma non le abbiamo dimenticate. L'assessore Lanzarini anche stamattina ha fatto l'ultimo giro con le parti sociali e con le realtà delle scuole dell'infanzia e i centri estivi e quant'altro, e ne viene fuori che noi allora facciamo cosa? Diciamo, dal 1 giugno si parte, c'è una settimana, diciamo, cuscinetto, per due motivi, vi dico la verità, come al solito. Il primo necessario è quello di mettere tutti nelle condizioni di attrezzarsi, perché qui sì, se dici lunedì si apre, cioè ci sono i bimbi davanti alle porte. Il secondo, non irrilevante, ve lo dico, perché vogliamo, ma qui c'è la dottoressa Russo che può insegnare a tutti noi messi assieme, vogliamo anche vedere gli 8-10 giorni dall'apertura del 4 che produzione avranno rispetto ai contagi, a eventuali ricrudescenze. E allora abbiamo detto, cioè, aprire l'asilo ancora in una fase di limbo nella quale non sappiamo che ricaduta ci sarà rispetto all'apertura del 4 può essere rischioso. Quindi il primo, la prossima settimana. Servizi per l'infanzia 0-17. Considerate che le linee guida 0-3, secondo l'intesa con i colleghi presidenti, avranno anche una validazione nazionale, vista la delicatezza dell'utente, 0-3 anni, e quindi noi diciamo lunedì 0-17, sapendo che il 0-3 in settimana deve essere validato a livello nazionale dal Comitato Tecnico Scientifico, dall'Istituto Superiore della Sanità, da quello che è. Sempre il 1 giugno, beh, questo è dei bambini, ecco, volevo dire, altro aspetto,
Noi poi, diciamo in questa ordinanza, lo dico perché comincino a pensare di mettere in moto i motori, e con questa ordinanza annunciamo che appena abbiamo le linee guida, penso che sia questione di qualche giorno, perché io l'ho già vista impostate, diciamo con successiva ordinanza saranno disciplinate le date di decorrenza e le linee guida, che non sono allegate oggi perché fisicamente non ci sono, da rispettare ai fini della ripresa delle attività di cinema, spettacoli con pubblico dal vivo, i concerti, il teatro all'aperto, il teatro in generale, attività dei centri termali e centri benessere, vi ricordate bagno turco e saune, e discoteche. Con questa ordinanza che spero di fare in settimana, chiudiamo tutta la partita. Adesso non chiedetemi, ma le discoteche quando le apriranno? Sicuramente non il 1° giugno, però insomma vedremo di fare in modo di mettere in fila queste ultime attività assieme alle terme e quant'altro, e di riuscire sicuramente a fare l'operazione per giugno, io spero nella prima parte di giugno. Infine c'è una postilla che abbiamo messo dentro: i corsi per il rilascio di master si attengono alle disposizioni di cui la scheda relativa all'allegato della formazione professionale, è un tema che ci è stato richiesto. Efficacia temporale, l'ordinanza scade il 14 giugno. Perché? Perché il 15 scade il DPCM e quindi ci sarà un resumé, ma guardate, io ho l'impressione, ve lo dico, che il 15 decadrà tutto e non ci sarà più ordinanza, perché nel momento in cui non ordiniamo più vuol dire che tutte le attività sono libere. Quindi immagino che il 15 potrebbe prudenzialmente, sarebbe da ritenersi prudenzialmente data ultima della fine del lockdown totale. Ho dimenticato qualcosa? Sì, mancano le sagre e le fiere, quelle tra quelle discoteche. Ah, le discoteche, sagre e fiere, scusate, ho saltato io nel leggere. Discoteche, sagre e fiere, cioè, insomma, sapete il Veneto quanto ricco sia di queste attività. Ovviamente dobbiamo scollinare questa prima fase, questi primi 8-10 giorni dal 4 di maggio, per capire cosa accade dal punto di vista epidemiologico. Giustamente la dottoressa Russo, che è al governo della prevenzione, ci dice: vediamo cosa accade. Io sarei disponibile per delle domande. Allora, è stata una se volete facciamo prima un blocco a me e dopodiché magari se dovete chiedere alla dottoressa. Allora, Bazzani, Emiliano, Salmaso, Parisi, senza parlare di e lei Dana, grazie Ivana per la pazienza. Presidente, buongiorno. Buongiorno. Io credo che al di là delle date, che si possa, quello che può preoccupare gli operatori siano le linee guida. Cioè, io ho la possibilità di riaprire, ma devo capire come. Certo. Quindi abbiamo un allegato 1 che sono le linee guida conferenza delle regioni e un allegato 2 per tutte le altre attività che sono le linee guida nazionali, è corretto? No, sono solo due attività, le guide turistiche professioni montane e basta. Queste linee guida nazionali, regionali, vabbè, insomma, poi va bene per tutti, sono facili da rispettare, sì, o metteranno gli operatori in difficoltà? Allora, sono state approvate dalla conferenza, quindi all'unanimità, e se ci sono aggiustamenti, perché poi allora le linee guida come nascono? Nascono da una prima indicazione di raccolta di tutto quello che è l'indicazione dei comparti produttivi. Dall'altro poi c'è una ricaduta, un vaglio e una sintesi fatta dai servizi di prevenzione. Ricordo che la dottoressa Russo è coordinatrice del tavolo nazionale e poi se ne viene fuori. E io invito a leggerle, dopo se c'è qualche aggiustamento siamo qua, cioè non è che siamo degli estremisti e fondamentalisti. Queste sono le linee guida nazionali approvate da tutti, da comunità come la nostra che fa turismo, se parliamo di turismo, dall'Emilia Romagna, dalla Toscana, dalla Sicilia. Vabbè. Ho un'altra domanda invece che non riguarda le linee guida, ma riguarda la polemica sui tamponi. Ieri lei ha specificato un po' quali sono i ruoli, la dottoressa Russo, praticamente la madre, ha detto, del piano di sanità pubblica e quant'altro. Il professor Crisanti è uscito oggi con una dichiarazione riportata dalle agenzie di stampa
in cui dice che il suo commento, cioè quello dell'altra sera, quando dice contagi zero, dando quindi notizia del fatto che non ci fossero più stati casi positivi, tema sul quale voi siete intervenuti ieri, ha detto che è stato strumentalizzato, e poi dice che la dottoressa Russo, se aveva un piano sui tamponi, deve spiegare perché l'8 febbraio il suo ufficio mi ha intimato di non fare più i tamponi a chi tornava dalla Cina. Dire che aveva un piano, la dottoressa Russo, è una baggianata. Vogliamo prendere in giro tutti? La domanda che faccio, Presidente, è: pare che ci sia quindi uno scontro aperto tra i suoi sanitari? No, guardi, però, miei sanitari, allora, premesso che il professor Crisanti è una colonna portante della sanità del Veneto, premesso che il professor Crisanti ha un grande merito di aver dato, di avere ottimizzato il lavoro di laboratorio che a lui compete, perché questa è la sua professione, cioè la microbiologia, e quindi l'analisi di quello che è il virus in laboratorio, punto. Quindi nessuno discute l'alto valore scientifico del professore. Mi fermo qui, dopo, per carità, passo la parola, io non sapevo di queste robe, passo la parola alla dottoressa Russo, che qui mi spiace per le linee guida, a sto punto dico per fortuna, perché sennò dopo dovevo rispondere, io ho delle robe magari che posso non sapere bene. Dall'altro dico che la dottoressa Russo ha per legge l'obbligo e il dovere di redigere i piani di sanità pubblica, perché è il direttore della prevenzione. Per capirci, qualsiasi sanitario del Veneto può esprimere considerazioni sulla sanità, però è vero che il cardiochirurgo ti spiega come trapiantare il cuore, tutti gli altri possono dire che hanno studiato il trapianto del cuore. Dico, io non ci trovo nulla da far polemica, mi spiace, e sarà mio ruolo rimettere insieme i colci anche di questa ulteriore polemica, però direi che non ci vogliono polemiche, non servono a nulla le polemiche, e continuo a dire che la dottoressa Russo ha presentato il piano di sanità pubblica all'interno del quale c'erano anche ovviamente la diagnostica. Guardate che i tamponi non li ha inventati nessuno, non li ha inventati Zaia, non li ha inventati la Russo, non li ha inventati Crisanti, non li ha inventati Galli, nessuno. I tamponi sono più vecchi di noi. Cioè, storicamente si fanno i tamponi per andare a intercettare i virus. Cioè, non vorrei che qualcuno pensasse che i tamponi arrivano col coronavirus, perché allora vuol dire non aver capito. Non sto parlando dei clinici, perché i tamponi sono una modalità diagnostica. Ieri io anche vi ho detto che secondo me verrà sorpassata da altre, perché è talmente grosso il problema, il business del coronavirus, che è inevitabile che qualcuno ci investa per risolvere il problema del problema del tampone, che comunque è un metodo analogico per fare il prelievo, se ci pensate, in un mondo che va in tutt'altra direzione. A questo punto lascio la parola alla dottoressa Russo, io la lascio, cioè, non so, dica lei, perché sta storia ad esempio dei cinesi è meglio che ve la chiarite tra di voi. Sì, no, passi qua, passi qua. A questo punto la dottoressa Russo, se è vero che lei l'8 febbraio su ufficio, cosa era un approccio giornale, però il consiglio Crisanti la ripropone, il suo ufficio, cioè l'ufficio della dottoressa Russo, dice l'8 febbraio gli ha intimato di non fare più tamponi che tornava dalla Cina. Dire che abbiamo piano i tamponi è quindi una baggianata. Mi coglie un po', insomma, di impreparato questo attacco, perché non lo trovo corretto. Come dice il Presidente, ognuno ha il suo ruolo per quello che ha studiato e per la propria formazione. E io faccio ho questo onore di avere la direzione di questa regione, e nel tempo abbiamo fatto la pandemia del 2009, abbiamo fatto l'Ebola, abbiamo fatto la West Nile, abbiamo affrontato i FAS, e adesso affrontiamo il Covid. Diciamo che la sanità pubblica ha il compito di pensare a chi fa che cosa e come lo fa. E questo è il nostro modo di lavorare. È chiaro che la componente organizzativa e di pianificazione deve mettere insieme le competenze di tutti gli altri operatori, che ognuno nel proprio ruolo deve svolgere la propria attività.
Io ho redatto diverse, l'ho detto l'altro giorno, procedure operative. Per la fase 1 sono 4. La prima è appunto chiamata procedura operativa 0 e poi 1, 2, 3. Adesso stiamo scrivendo la prima della fase 2. In ogni procedura operativa, a seconda dello scenario epidemiologico, scriviamo le cose che rispettano le indicazioni del Ministero, innanzitutto, e poi l'organizzazione della Regione. Io ho mandato una lettera al professor Crisanti chiedendo quali erano gli elementi che servivano al laboratorio perché gli potessero pervenire tamponi che dovevano essere fatti ai casi sospetti. Il professor Crisanti mi ha risposto con nota mandandomi gli allegati che dovevano essere distribuiti agli operatori sul territorio, ai servizi di igiene e sanità pubblica, e noi l'abbiamo fatto. Abbiamo costruito questa procedura operativa con i vari allegati. Non ho ricevuto nulla che chiedesse alla mia direzione la possibilità di fare dei tamponi ai cinesi. Questa notizia l'abbiamo appresa l'11 febbraio da una dichiarazione che il professor Crisanti ha fatto al Corriere del Veneto, e in quello stesso giorno io ho predisposto una lettera su indicazione del dottor Mantoan, che è direttore dell'area sanità e sociale, per chiedere al professor Crisanti se rispetto alle sue dichiarazioni ci fossero delle indicazioni ulteriori rispetto a quelle che noi avevamo, di cui eravamo in possesso, di tipo nazionale o internazionale, che davano questo tipo di indicazione, questo tipo di indirizzo, o se lui era interessato a presentare un progetto di natura, diciamo, di ricerca, perché altrimenti bisognava giustificare, insomma, di non distogliere risorse da quelle che invece erano le indicazioni nazionali. Il professor Crisanti, con una lettera datata il 12 febbraio, risponde e ringrazia il direttore della lettera e della possibilità di chiarire quelle che erano le sue affermazioni fatte alla stampa, che dalla stampa erano state travisate. E dice che lui era in linea con quelle che erano le indicazioni nazionali, che allo stato attuale non prevedevano tamponi agli asintomatici che rientravano dalla Cina, che lui comunque sosteneva che questo poteva essere utile, ma che avrebbe seguito quelle che erano le indicazioni nazionali e poi nel tempo si sarebbe visto il da farsi. Questo è il contenuto della lettera del professor Crisanti. Adesso dico queste cose, insomma, anche sull'onda dell'emozione di questa, di questo attacco che mi sembra assolutamente gratuito, e non c'è nessuna interferenza fra le competenze mie, del professor Crisanti o di altri colleghi che operano al massimo nell'ambito della propria professionalità, nell'ambito della propria specialità. Però, insomma, mi sembra un po' insomma, gratuita, ecco, mi sembra gratuita questo tipo di affermazioni. Quindi io non sono in competizione con nessuno, faccio il mio lavoro. A breve avremo, insomma, modo, se vuole Presidente, di mettere anche sul sito il nostro documento strategico, quello che stiamo completando, perché così come ho fatto per altre tematiche, voi lo sapete, soprattutto per l'inquinamento delle sostanze perfluoroalchiliche, ho sempre fatto delle procedure operative che poi hanno reso, insomma, disponibile tutto quello che abbiamo fatto, l'abbiamo consegnato alle autorità sanitarie, l'abbiamo consegnato alla Procura, a tutti quelli che ce l'hanno chiesto. E il nostro modo di operare, quello di, della mia direzione, quello di mettere insieme tutto quello che noi facciamo, in modo da renderlo sempre disponibile e trasparente. Quindi le procedure operative ci sono tutte le note che noi ci siamo scambiate, anche quelle che ho appena citato, quindi non mi sto inventando nulla, sono disponibili, non c'è nessun tipo di contrasto, non c'è nessun tipo di confronto. Però è mio modo di operare, e su questo non transigo, il fatto che io dico la verità sulla base delle cose di cui dispongo. Ecco, questo lo voglio chiarire assolutamente. Poi se ci sono domande tecniche invece sulle linee guida, penso che sia. Sempre su questo tema, dottoressa, così per
continuare poi chiudo la raffica di domande. Sempre il professore dice che lo avete ostacolato, nel senso che gli avete dato un carico enorme di burocrazia, sempre agenzia di stampa, se non avessimo usato i reagenti dell'Imperial College ci avremmo messo un mese e mezzo a sviluppare i tamponi con tutta la burocrazia che ci hanno messo. Secondo lei? Guardi, io per quanto riguarda il mio ruolo non ho nessuna burocrazia in questo senso, perché non dipende da me l'acquisto dei reagenti e quindi non sono a conoscenza di burocrazie che possono riguardare l'acquisto dei reagenti, non, è un argomento che non compete alla mia direzione. No, se è possibile riprendere questo argomento, visto che ci è stato affrontato. No, prego, no, aspettiamo. Poi Emiliano, poi il Parigi. Prego, prego. Nelle domande che aveva fatto all'avanzare per capire, cioè mi pare che volevo anch'io capire un po' più in dettaglio, quindi il rapporto di collaborazione tra la Regione Veneto e il professor Crisanti, se ci può riassumere le date precise dell'avvio di questa collaborazione, perché i giornali hanno dato conto in precedenza di una polemica che era nata quando il professor Crisanti aveva inviato una lettera e il direttore generale della sanità Mantoan aveva spiegato che il tipo di profilassi dell'ultimo spettato non rientrava nelle linee guida del Ministero della Sanità e quindi i tamponi non si potevano fare. Questo argomento, ecco, lei vedo che scuote la testa, vuol dire perché non c'è nessuna lettera, ecco, non c'è nessuna richiesta. Faccio capire bene, perché poi alcuni gruppi in Consiglio regionale hanno addirittura presentato un'interrogazione su questa vicenda ed è diventato un caso nazionale, quindi se riusciamo a fare ordine una volta per tutte gliene saremo grati. Sì, diciamo che si è trasformato in una sorta di interrogatorio. Allora io dico che il professor Crisanti ha dichiarato che voleva fare i tamponi ai cinesi attraverso la stampa, non è arrivata nessuna richiesta formale, no. La lettera che ha scritto è stata di chiarimento a seguito della lettera che io ho preparato a firma del dottor Mantoani, che è il direttore dell'area sanità e sociale. E che è il e siamo all'8 di... No, le dichiarazioni sono state l'11, la lettera è partita l'11, la lettera di risposta, una è arrivata dal direttore generale dell'azienda ospedaliera di Padova, perché la lettera inviata al dottor Mantoani era stata indirizzata al direttore generale, perché lui che risponde dell'azienda ospedaliera, e al dottor Crisanti. E la risposta è stata del direttore generale e del dottor Crisanti, nei termini che vi sto dicendo. Poi si va? Posso... Il 12. Il 12 di febbraio. Poi si va al 21 febbraio, riunione generale nella sede della quella è una cosa diversa. Padova, ecco, no, appunto, lì, da quello che ha detto il Presidente Zaia, da quello che ha spiegato lei ieri, avviate lo screening di massa su voi. Certo, bene, certo. Allora, quando fino inserisce... ad allora non era previsto. Perfetto, quando si inserisce poi il professor Crisanti nella tappa successiva, che comincia quando? Se può dire questo? Allora, il 21 è stata presa questa decisione, come ho detto ieri. Nei giorni successivi si sono fatti i tamponi. Mi pare che il 3 abbiamo fatto l'incontro con il professor Crisanti presso l'assessorato, con l'assessore e con il professor Merigliano e un altro mio collaboratore, dove il professor Crisanti ci ha presentato un progetto, quella volta sì, per quanto riguarda il fare i tamponi alla comunità di Vo prima che finisse, diciamo, la chiusura del comune a fine, insomma, del periodo di restrizione di questa località. Mi pare che fosse il 2 o il 3 marzo. Sì. Perfetto. E posso chiedere quanto costa questa 150.000 euro. Mesi dalla Regione Veneto. Certo, dati al COP. Sì, sì, sì. Crisanti, c'è una delibera di giunta, sì, beh, chiaro. Io ve la mandai la delibera, vi ricordate? Sì, abbiamo visto di carta. Se posso permettere, forse un elemento di confusione, mi approfitto della tua domanda, è qui. Si confonde lo studio, cioè la ricerca scientifica di Vo, che arriva alla fine della quarantena, perché il professor Crisanti ha chiesto a me, secondo me ha avuto una bella intuizione di approfittare dei dati. Spesso si confronta anche modestamente da parte di qualcuno come il piano di sanità pubblica per il Veneto, non c'entra niente. Sono cioè, a voi, professor Crisanti, mi chiama e mi dice
lei ha fatto una bella scelta, esiste una cosa sola, cioè l'unica realtà al mondo che ha un tamponamento di tutti i cittadini all'inizio della quarantena, non esiste al mondo. E a questo punto io ne approfitterei per metterci sopra una pubblicazione scientifica facendo i tamponi alla fine, ma non c'entra niente con il piano del Veneto con tutte le attività. È una nobilissima attività di ricerca scientifica, punto. E infatti poi ho avuto un proseguo, l'abbiamo presentato al professore, vi preghiamo di essere qui. Ma non c'entra niente con il piano di sanità pubblica. E non c'entra niente col fatto tanto di vero, tamponamento dei cinesi. Tanto è vero, l'esperienza di moda, quello che so io, è stata anche scritta dal professore e dai suoi collaboratori e per una richiesta di pubblicazione delle riviste scientifiche. È facile. Come chi esiste, insomma. Come esiste, certo. Però stiamo parlando di un'ottantina di casi, cioè vorrei ricordare che stiamo parlando di un'ottantina di positivi tracciati e controtracciati, cioè non è che stiamo parlando di 5 milioni di venti. Emiliano, scusa Stele, ma oggi tu mi salta un po'. Non c'è problema. Io, se possibile, vado su un'altra tematica, volevo un piccolo dettaglio tecnico. Ieri ci ha parlato dell'RT e ci aggiriamo insomma allo 0,41. Volevo capire perché invece al Veneto, sembra, almeno leggendo, abbiamo sempre uno 0,53, cioè è sempre... 0,53 è quello successivo, okay. Che è arrivato ieri sera in forma riservata. Ok, perché lei spiegava che è importante sì, per proprio sì, anche... Sì, allora questo lo chiarisco, grazie della domanda. Allora 0,41, 0,42, 0,50 non cambia nulla. Diciamo che è naturalmente molto instabile perché è legato alla segnalazione dei casi, viene calcolato anche in base alle notifiche che presentano i dati legati all'inizio dei sintomi. Quindi sulla base di questo il Ministero fa un conteggio automatico, una formula che ti dà un indice di contagiosità. L'importante è che questo indice di contagiosità si mantenga sotto 1. Quando si mantiene sotto 1 sta ad indicare che la contagiosità presente in quella regione è bassa. Infatti io, siccome pensavo che mi avreste fatto una domanda su questo, ancora questo non l'ha visto nessuno, l'ho fatto vedere solo all'assessore, ci danno per la settimana, questo è ancora in via confidenziale, dall'11 al 17 maggio una stima dell'R con T pari a 0,56. E non è, per quanto riguarda la classificazione della regione in termini di rischio viene definito basso, non abbiamo nessuna allerta perché in base alle cose che vi ho spiegato ieri, come capacità del sistema sanitario di contenere l'epidemia, quindi il numero abbiamo zero allerte, e anche come criticità rispetto ai casi segnalati abbiamo zero allerte. Quindi sempre tenendo le dita incrociate che insomma le cose continuino ad andare con la stessa frequenza con cui insomma e con la stessa dinamicità con cui si stanno presentando, siamo adesso in una condizione di bassa contagiosità e quindi insomma anche appropriata rispetto alle azioni che si vogliono portare avanti riguardo alle aperture e quindi diciamo alla ripresa di tutte le attività produttive e di tutte le attività sociali. E anche tra regione e regione. Certamente, però questo non lo possiamo sì. Decidere adesso, insomma sono cose che poi decidiamo insieme alle altre regioni, insieme al governo. Grazie dottoressa, attendo poi quando il Presidente torna. Dopo facciamo l'ordinanza, finiamo l'argomento. Parisi Gordic. Sì, io veramente avrei delle domande per il Presidente. Non so se allora, Gordic, hai domande per la dottoressa Russo o chiamiamo il Presidente? Passano attraverso il dottore, cioè quindi vuoi la Russo adesso, sì, ok. Può passare attraverso queste piazze piene di gente, di ragazzi senza mascherine, che cosa si può fare?
Allora, voi sapete che una delle misure principali è quella di evitare gli assembramenti. Dove ci sono assembramenti ci sono rischi, che si tratti di ragazzi, che si tratti di adulti, che si tratti di anziani, a maggior ragione, è chiaro che l'assembramento è una condizione di rischio. Questo è il messaggio che deve passare. Pertanto, se vogliamo responsabilizzare qualsiasi, diciamo, fascia di età, dobbiamo dire che non bisogna fare assembramenti, ciò significa di non stare troppo vicini, questa è la traduzione. Se non si può stare distanti perché stiamo svolgendo un'attività per cui stiamo parlando, ci stiamo insomma confrontando, utilizziamo la mascherina. Dove non si può rispettare la distanza interpersonale, in questo momento bisogna utilizzare la mascherina. Questa è la condizione che ci protegge. Come e quando questo tipo di comportamenti si potranno riflettere su un aumento dei casi, è chiaro, non lo sappiamo. Ma siccome dobbiamo agire in prevenzione, dobbiamo evitare che questo possa accadere. Ci sono sanzioni, 400 sì. 3.000 euro. Io ho una domanda con la Russia. Poi allora Anna Trisa, poi c'è Antonella Prigioni. Vai, Dan. No, era un altro sulle linee guida, in realtà, sugli spettacoli itineranti. Allora, Antonella Prigioni. Buongiorno dottoressa, volevo sapere più o meno quali sono gli elementi fondamentali delle linee guida per la riapertura dei vari centri nelle varie fasce di età, dai 0-3 piuttosto che dai 3 ai 17. Allora, noi naturalmente abbiamo seguito, per quanto riguarda la stesura delle nostre linee guida, anche quello che è contenuto nel DPCM come allegato. Nel DPCM non c'è la fascia 0-3. Perché, come ha spiegato il Presidente, insomma è ancora in discussione. Gli elementi fondamentali sono il numero dei bambini per educatore, poi sono il fatto che ogni nucleo di questi numero di bambini deve essere considerato quasi un nucleo epidemiologico, cioè un nucleo che non interferisca con gli altri nuclei, quindi attività separate. Questo per garantire che nel caso in cui ci dovesse essere un caso sospetto o confermato, abbiamo la possibilità di enucleare quel singolo gruppo. Abbiamo concordato insieme ai rappresentanti di Assonidi, della FISM, di tutti quelli che sono portatori di interesse, che lavorano con i bambini e con i ragazzi, delle misure che garantiscono sia gli operatori che i bambini. Abbiamo inserito obbligatoria la misurazione della temperatura, questo non è nessuna delle altre attività come obbligatoria, ma viene considerata facoltativa, mentre qui abbiamo inserito la misurazione della temperatura obbligatoria per quanto riguarda i bambini, per quanto riguarda i genitori e per quanto riguarda gli operatori. Poi sulle misure di igiene e di diciamo, disinfezione di tutto quello che può essere in contatto con il bambino e con l'operatore, questo è stato descritto in maniera molto precisa e naturalmente fatto con massima dovizia. E poi abbiamo previsto le mascherine per i bambini a partire dai 6 anni, questo lo prevede anche il DPCM, e spazi separati per tutti quelli che sono i fornitori, cioè tutti quelli che sono estranei al contesto e al rapporto tra il bambino e l'operatore. I genitori non devono assembrarsi fuori dalle strutture, quindi abbiamo chiesto anche di fare degli orari in modo tale che sia evitato. Abbiamo inserito che possibilmente è meglio che il bambino venga accompagnato sempre dallo stesso genitore, di evitare accompagnatori che abbiano dai 60 anni in su. Questo non perché vogliamo escludere l'accompagnamento del bambino da parte del nonno, insomma, o di qualche parente che abbia questa età, ma perché temiamo che magari fermandosi a chiacchierare con altri, insomma, ci possono essere assembramenti. Sembrano delle misure un po' troppo restrittive, ma questo è il contesto in questo momento. Come diceva il Presidente prima, se poi dovessimo insomma, andare incontro a scenari migliori, naturalmente allenteremo le misure e tutti staremo insomma, un po' più rilassati nei nostri comportamenti. Al momento le misure principali sono queste. Allora, io direi che possiamo far finire il Presidente. Se... No, tutti i miei adesso, allora, pensavo possibile ancora. Prego. Pensare che una volta non parlavi con i giornali. Infatti, stavolta la mia
È un grande limite. Infatti. Io dico sempre. Ecco. Dottoressa, restando sempre sul tema delle linee guida, il Presidente diceva domani, lunedì mattina, non andate a suonare i campanelli dei sindaci se per caso trovate le giostrine dei parchi pubblici chiuse e ancora transennate. Però effettivamente, soprattutto per i bambini piccoli, questa sarà una grande opportunità. Che cosa avete previsto a carico dei comuni per le giostrine? Cioè vanno pulite quanto? Vanno pulite? In che modo? No, allora vanno... Pulisce un'azione di pulizia e di disinfezione, quindi la pulizia, lo sapete, insomma, è il lavaggio e poi alla fine della giornata la disinfezione. È chiaro che la sorveglianza non spetta al comune ma spetta al bambino che insomma, utilizza le giostrine. È cura dei genitori pulire frequentemente le proprie mani e quelle dei propri bambini ed evitare, insomma, che questi possano rimanere sporche e quindi, e penso che questo valga adesso per il Covid a maggior ragione, ma valeva anche prima. Non ci sono grandi cose, è chiaro che il comune, quindi l'autorità sanitaria locale tramite i propri collaboratori devono mantenere queste strutture pulite tutti i giorni. Non c'è una frequenza giornaliera, diciamo più volte al giorno, ma alla fine della giornata, per la preparazione alla giornata successiva, devono essere pulite e disinfettate tutte le componenti, insomma, delle giostrine. Alpino Rivana, vedete voi chi può prego intervenire per primo. Non è stata data una data precisa, ma entro la metà di giugno dovrebbero riaprire anche le discoteche. Ecco, no? C'è questo dato che arriva da Seul, che è la seconda ondata praticamente sta colpendo i giovani tra i 19 e 29 anni. È un dato che conosciamo perché seguiamo i webinar della Corea, ne hanno fatti due finora, ci hanno mandato anche il loro piano e le loro esperienze, abbiamo visto che molte delle cose che sono state portate avanti dalla Corea sono molto simili alle nostre, e è chiaro che la prudenza nell'aspettare è proprio in linea con questo tipo di preoccupazione. Quindi è vero che la nostra previsione è quella, come dice il Presidente, di poter riaprire a metà giugno, però questo deve essere in linea con quello che sarà l'andamento dei casi, la distribuzione dei casi e quello che succederà. Quindi aprire gradualmente significa accompagnare le scelte con l'andamento dell'epidemiologia. Alpino. La domanda è obbligata, cioè in discoteca non è che ci andiamo per fare il droplet, io non ci sono mai andato, credo che qui abbiamo un autorevolissimo esponente che potrebbe raccontare, ecco. Ma la stessa cosa del cinema o del teatro? No, io penso che, sì. Adesso, che in discoteca il contatto fisico sia quasi, è la prassi, ecco, allora ci faccio immaginare se anche lì ci saranno delle robe. Non le abbiamo ancora scritte, non vi posso far immaginare questa cosa perché... Come diceva il Presidente, è stato costituito dalla conferenza un gruppo tecnico ristretto, fatto da 5 regioni, dove via via si discutono e si mettono insieme le varie indicazioni, che poi si condividono con la parte politica e con tutte le altre regioni. Delle discoteche non abbiamo ancora cominciato a parlare, anche se ci stiamo pensando, ci stiamo documentando per capire anche come hanno fatto gli altri paesi. E poi una volta che ci saremo confrontati vedremo di mettere in pratica e di dare le indicazioni che siano le più tutelanti possibili naturalmente per la popolazione target, in questo caso rappresentata dai giovani. Emiliano Parisi. Non so se riferirmi proprio direttamente a lei, dottoressa. Io ieri sera ho tentato di fingermi un giovane in una delle piazze di Padova. Non so se non è riuscita. Non sei giovane. Da un momento rimani umile. Ho voluto effettivamente vedere e toccare con mano, le forze dell'ordine c'erano, gli assembramenti c'erano, ma più che altro ho notato che l'escamotage, l'80% dei nostri giovani per sentirsi adulto fuma, quello era un escamotage, quindi la mascherina era inesistente. Però quello che più che altro mi ha colpito e non ho effettivamente capito, e abbiamo anche l'avvocato qui, è se sia utile o meno prendere il nominativo nei locali, perché lo trovavo veramente interessante, nel senso sono positivo, riesci in 2 minuti a tracciare tutti. In 2 locali che
frequentato ieri sera, nessuno mi ha chiesto nulla, ho mangiato una pizza, ho bevuto un aperitivo, nessuno mi ha chiesto nulla, capisco la privacy in Italia, ma più volte ci avete detto questo però è utile alla salute pubblica. L'abbiamo anche scritto, abbiamo scritto dove è possibile, soprattutto per coloro che prenotano, perché effettivamente non possiamo mettere obbligatoria questo tipo di misura di raccogliere i nominativi. Quindi abbiamo chiesto in diverse delle nostre schede indicative che dove loro, nel momento in cui la persona prenota, di conservare, quindi di tenere loro e non, di non consegnare a noi l'elenco di coloro che si sono prenotati, perché questo possa essere utile nel caso in cui ci dovesse essere la necessità di un rintraccio delle persone che hanno frequentato quell'ambiente. Ma non è una misura che ci siamo, insomma, che può passare se attraverso una linea guida ci vuole, insomma, un provvedimento che abbia una forza superiore, quindi mi rendo conto di questo. Poi purtroppo il fumo, insomma, anche quello ci, insomma, abbiamo piani e programmi da tanti anni e poi comunque siamo la regione che fuma meno, fumava meno, adesso non so col Covid, ma comunque insomma, ecco. Poi diamo la parola al presidente, se nessun altro ha detto. Sì, era una domanda, un chiarimento, sì, che così da, nei confronti da chiedere al presidente Zaia. Grazie, grazie dottoressa. Ci accomodo. Sì, intanto buongiorno presidente. Buongiorno. Poi un chiarimento, forse mi sono persa qualcosa. Per quanto riguarda la questione della sicurezza dei dispositivi che devono tenere obbligatoriamente i commercianti, i negozianti che hanno i negozi di abbigliamento, la questione dei guanti. Sì, è risolta. Risolta, sì, quindi loro non devono più. È messa nelle linee guida che leghiamo. In queste linee guida? Sì, sì. Quindi, perché non è stato. No, non l'ho detto. Quindi, allora. E anche il discorso della reazione, del blocco della reazione, questa storia. Quindi da adesso in poi non devono più obbligatoriamente tenere i guanti. D'accordo. Sì. Come questo è un problema risolto. Grazie. No, scusa, io volevo ringraziare la dottoressa Russo. Penso che non serva, cioè io dico sempre Russo nome è una garanzia. Ma no, lo dico perché uno dice, vabbè, ma in Veneto è successa tutta sta roba, perché c'è una squadra. Cioè, non è che abbiamo dei meriti. Che è merito di Zaia, un merito solo del Russo, del Lanzarino, di Bottacino, di Crisanti, è un lavoro di squadra, punto. E quindi ringrazio lei, avete sentito parlare la dottoressa Russo, lei parla delle sue attività, non si è messa a parlare di come si fa un tampone, di come si smonta, di come si esalta, di come funziona l'estrattore, di quante pipettatrici ci vogliono, no, perché non è affar suo, secondo me non deve minimamente, e così vale per tutti gli altri, ognuno pensi alla sua roba. Ma non lo dico, guardate, io voglio far da pacere anche in questa vicenda, perché trovo assurdo che due fuori classe così, Russo e Crisanti, stiano, che ci sia sempre sta roba, punto, cioè, guardate, potrei, il più arrabbiato potrei essere io, sono quello che ha deciso di fare i tamponi di Vo, non c'era Crisanti e la Russo era contraria, posso dire anche così, no? Perché lei giustamente era per l'applicazione delle linee guida, il professor Crisanti io non lo conoscevo neanche, mi sono assunto, si ricorda quel tavolo quanti ne hanno tirato il naso, ma 3.000 tamponi, cos'è sta roba? E la stessa sera, chiudiamo Schiavonia, ma chiudere un ospedale, portiamo le tende riscaldate fuori ospedali, ma insomma è spettacolarizzazione di un'emergenza, avete visto come è andata a finire poi? Per cui tutti tranquilli, il mio video è tutti tranquilli, ha da passare a nottata. E quando ci viene un dubbio di fare una baruffa o di fare una rivendicazione pensiamo ai 1847 morti che abbiamo e ci passa subito la voglia di far casino. Allora l'ordine nuovo prevede Emiliano Ivana per gli appassionati, è ancora fermo, riaprirà penso per il primo di giugno, l'hai capito? Danza. Posto. Perché c'è il contatto, sì, esatto, sì, sì. Fatto, nel senso che per noi è oggi è a posto così, nel senso che il contatto, tutte le attività come le attività sportive sì, che prevedono il non distanziamento sociale sono un problema. Ma quindi in teoria per il primo di giugno potremmo. Io spero di risolvere, ve l'ho detto prima, sì, spero alla volta di metà giugno di chiuderla tutta questa partita. Grazie. Ivana. Se non si chiuderà è perché qualcuno non si è messo la mascherina, ricordatevelo questo. Sì, e sociali. E sociali, sportivi, non vengono
Sì, sono aperti. Sì, sì, sì. E invece a Verona c'è questa realtà del spettacolo di Circe, molto forte, in merito a quello, e soprattutto qualcosa. Sì, rientra nella parte degli spettacoli che ho citato prima, la penultima parte dell'ordinanza è parla di spettacoli, spettacoli viaggianti, tutte, non spettacoli viaggianti, spettacoli, parla di discoteche, eccetera, in quella parte lì. Vabbè, noi lavoriamo per questo, l'avete capito, cioè, tanto è vero che oggi mettiamo il seme nell'ordinanza, se mi arrivano le linee guida e se i dati epidemiologici a metà settimana, quando saranno i 10 giorni, sono buoni, cominciamo ad allentare anche su quel fronte, è quello che vogliamo fare, ovviamente sempre rispettando il distanziamento e le regole. Quindi dal primo potrebbe essere? No, non ho detto questo. No, chiedo. No, no. Albino. Bene, Presidente, non so se possiamo fare un ragionamento di carattere un po' più generale. Allora, a me sembra questo, che nell'arco di questi 2 o 3 mesi in Italia ci sia creato una sorta di governo parallelo tra i DPCM del Presidente Conte e invece la conferenza delle regioni che ha proposto delle soluzioni alternative che poi sono state adottate dal governo, e quindi devo dire che un dialogo istituzionale esiste, certo, al di là del teatro della politica che poi si manifesta secondo gli schemi che noi vediamo, in cui l'opposizione fa recita il proprio mestiere e ovviamente la maggioranza invece difende altre cose. Allora, questo tipo di percorso parallelo dal suo punto di vista è positivo? Ha spostato veramente i poteri dallo Stato centrale alle regioni che hanno adottato poi delle ordinanze operative che, e soprattutto nell'ultimo caso, come linee guida abbiamo visto che il governo alla fine le ha adottate e le ha dovute firmare con la Presidenza del Consiglio. È un'evoluzione, direi, di poteri che mai si era vista, ecco. Ma guarda, se dovessi... E le chiedo questo, la stessa procedura può essere adottata anche per la scuola? Perché mi pare il grande buco nero di questa emergenza è lo stop sine die fino a settembre di tutte le lezioni, cioè se i ragazzi si possono trovare per bere lo spritz alla sera, ecco, cioè, penso che se frequentano le aule di un ateneo che sono più spaziose rispetto a quelle di una scuola dell'obbligo, cioè il problema non debba sussistere, questo per dare un senso anche alla cultura, alla scuola, all'università e al processo formativo. Avete in mente di elaborare, direi sempre come governatori delle regioni, un piano? Perché personalmente ho serie perplessità sulla capacità di intervento dei ministeri, mi pare, fino a questo momento. Ma guarda, io penso una cosa, per riprendere questa filosofia che tu porti nella domanda, che le regioni hanno superato l'esame di maturità. Roma percepisce ogni forma di autonomia come una sottrazione di potere, che invece è un'assunzione di responsabilità. Cioè le regioni ne escono benissimo da questa partita del coronavirus, non sto parlando di aspetti sanitari, sto parlando semplicemente del fatto di aver dimostrato che se servono linee guida, le regioni le ha messe sopra il tavolo. Vi ricordate, ci abbiamo messo un paio d'ore, 3 ore il pomeriggio del venerdì. Se servono decisioni unanimi di tutte le regioni, noi le portiamo unanimità e ci sono le sinistre, ci sono le destre, c'è la Lega, ci sono i 5 Stelle, anzi non ci sono, e andiamo avanti con questo. Io penso che questo sia il modello di governo del paese, il modello di un paese autonomista e federalista. Se avete poi, cosa volete, cioè, a Roma ste robe non le capiscono, perché se tu vivi di potere dei palazzi è inevitabile che ti dia fastidio che il territorio ti dà risposte. E quindi penso che questo paese sia pronto al salto di qualità, che è quello di un paese federale. E sulla scuola mi credo. Ma sulla scuola si va nella stessa direzione. Allora, la scuola, intanto io rispetto la sacralità della scuola, scrivetelo chiaramente, non venga fuori sempre la storia dello zotico leghista che parla dell'ambiente sacro della scuola. Però mi rendo conto che in altri paesi, penso alla Germania, dove il Presidente del Consiglio si confronta col Presidente del Länder, cioè col mio collega della Regione, la gestione di questi processi è una gestione molto più territoriale. Non ci vedo nulla di blasfemo
nulla che possa essere ravvisato come l'assalto alla dirigenza, ma semplicemente la volontà di diminuire le catene decisionali, e questo come Regione l'abbiamo dimostrato, e di essere efficienti rispetto ai bisogni dei cittadini. Tu hai ragione quando dici, insomma, abbiamo capito che ormai il mondo sarà tutto aperto e non accadono due robe in Italia: la scuola aperta e le urne aperte. Le urne, poi le faremo anche la domanda sulle urne, però no, no, io purtroppo gliela devo fare, nel senso che i tre sottosegretari che rappresentano il governo, prima di avviare la conferenza stampa che è appena di mattina, hanno appunto trattato l'argomento, e anche io ho avuto occasione di sentirlo, una collega ha anche posto delle domande, ma sulla questione elettorale mi passo di capire che l'orientamento ormai, dico, del sottosegretario Valiati, che parla a nome del Ministero degli Interni in questa fase, per quello che ho sentito che mi risulta, è che il 13 settembre sia una data abbastanza probabile. Questa potrebbe essere spostata eventualmente un po' più avanti verso il 20 per evitare di guastare il Ferragosto agli italiani, però quella sarebbe la data orientativa, 20-27, e con gli eventuali ballottaggi a cavallo di ottobre. Ecco, lei so che... Non te lo so dire perché io parlo con il Ministro degli Interni e ricordo che quando la data era certa del 25 ottobre, io dicevo, ma si sta parlando, e opla, è apparsa la data del 6 settembre. Ricordo che l'attuale proposta prevede dal 6 settembre. Partita ancora aperta, cioè questo decreto sarà chiuso e diventerà legge nella sua conversione dopo aver passato il vaglio del Parlamento. Mi risulta che ci sono gruppi parlamentari che chiedono le elezioni subito. Mi risulta che la Corea sia andata a votare ad aprile, che la Francia vada a votare a giugno. Noi siamo gli unici che dicono che non si può andare a votare. Interessante sta roba. Quando i sei presidenti, diciamo in scadenza, uscenti, chiedono di andare a votare. Mi collego, se posso. Alda. Sempre al tema sul discorso delle elezioni, questa mattina il sottosegretario Variati diceva che le date stanno oscillando, 13 settembre, 6 settembre, non è escluso il 21 settembre con poi il ballottaggio la prima domenica e il primo lunedì di ottobre. La presentazione delle liste ricadrebbe sotto Ferragosto, anche Variati suggeriva, le regioni, per quanto di loro competenza, possono anticipare la presentazione delle liste. Secondo lei questo è fattibile? Anticipare la presentazione delle liste, a parte il fatto che c'è un regolamento, bisogna far modificare il regolamento, ma il vero tema è che sono loro che si sono creati il problema. Bastava andare a votare a fine luglio, non c'era Ferragosto di mezzo, se non faccio confusione di calendari. Cioè, ti incasini la vita e poi dici che qualcuno deve risolvere il problema. Andiamo a fine luglio, andiamo al 2 di agosto, si vota, si fa una campagna in un periodo assolutamente pulito, sereno, fra l'altro il più caldo dell'anno, il più luminoso dell'anno, c'è tutto lo spazio per fare gli incontri all'aperto. Ci andiamo a infilare a fine settembre, che magari c'è anche a settembre che piove, visto che stanno anche piovuto poco, e quindi tutti dentro nelle stanze, ma non lo so. Però leggetelo bene il parere dell'Istituto Superiore, del Comitato Tecnico Scientifico, del parere sanitario. Dice di farle assolutamente entro fine settembre, certo, perché ha contezza del fatto che ci sono guai. Certo, ottobre è a rischio, recrudescenza. Se dice entro fine settembre vuol dire che farle a luglio sarebbe meglio, no? Presidente, lei non ha problemi di rielezione, mi pare evidente, i sondaggi dimostrano che il suo gradimento ha superato forse... No, ho problemi etici. Ecco, no, però direi che le osservazioni che arrivano dai partiti di opposizione sono altrettanto da prendere in considerazione, nel senso che questi sostengono che non hanno la possibilità di presentare i loro programmi in un periodo estremamente ristretto se si dovesse votare. No, quindi chiedono di essere messi nelle condizioni 60 giorni almeno di campagna elettorale vera, con la possibilità di discutere di quello che si pensa si debba fare in merito per i prossimi giorni. Ma mi sembra che le discussioni ne hanno fatte tante. E anche di monate se ne sono state dette tante, no? Quando si va a dire ai cittadini con le terapie intensive piene che la regione ha tagliato di metà le terapie intensive sbagliando anche a leggere i dati, penso che si qualifichi da solo chi dice sta roba. Però al di là di questo, vi ricordo che la legge prevede il periodo per la campagna elettorale,
la presentazione, e questi periodi sono tutti garantiti per legge, cioè non è che uno dice non c'è la campagna, è garantita per legge la campagna, sono i 30 giorni, se si vota il 26, no, 30 giorni, la presentazione delle liste, del 60 sarà inventato qualcuno, non lo so, c'è scritto in legge. Allora, uno può fare anche se, guardate, io l'ultima campagna che ho fatto nel 2015 mi sono fatto esattamente, penso, 8 mesi di campagna iniziata prima da qualcuno dei miei avversari, ma è una scelta da loro, cioè nel senso che la campagna di legge inizia è di 30 giorni, tanto è vero che sono tutte le regole elettorali in quel periodo. Quindi se tu voti il 26 luglio, la mia campagna inizia il 26 giugno. Poi nessuno ti viene ad andare in giro a offrire birre, a far spritz o a raccontare le tue belle idee ai cittadini. È libera la circolazione, eh? Se il problema è metteteci nelle condizioni di comunicare, è libera, perché sostanzialmente dal 4 di maggio, non sarò smentito, si può andare in giro per il Veneto, dal 18 addirittura in maniera proprio, non c'è neanche più l'autocertificazione, non c'è più niente, quindi 18 maggio, 18 giugno un mese, 18 luglio due mesi, guarda caso i 60 giorni e già avanzano ancora. Ma i 60 giorni sono legati allo scioglimento del Consiglio regionale, all'indizione poi del processo. Cosa vuol dire? Non cambia niente, cioè il problema è avere 60 giorni o 30 giorni per parlare ai cittadini, cioè non c'è un limite, ognuno parla quando vuole. Lo trovo, guarda, io trovo anche strano che ci sia qualcuno in Italia che stia, come si può dire, battendosi, si stia battendo per non andare a votare. Interessante questa visione. E io stia qui a perdere tempo a dire, a spiegare perché bisogna andare a votare. Se la gara verso il mondo. Se la Parisi è l'ultima domanda, poi concluderemo. Grazie. Sì, Presidente, ci sono tanti primi cittadini, tanti sindaci che stanno guardando appunto questa diretta dalle nostre reti. Che salutiamo. Ok, Medio Nord-Est. Che dicono, per quanto attiene alla sanificazione dei playground, dei parchi giochi per bimbi comunali, che questo comporterebbe dei costi insostenibili per loro. Che? Ma guardate, sì, la sanificazione, cioè, si può fare con una spruzzetta. Adesso io non vorrei banalizzare, ma cioè quando tu distribuisci un liquido sanificante a base alcolica, abbiamo fatto le linee guida, abbiamo pulito l'asfalto, tutto, cioè. Quello per le strade va bene lo stesso. Esatto. Cioè non è, ma è una roba da erorare, cioè non è che stiamo parlando di metterli uno con i guanti bianchi a lucidare i parco giochi. Cioè, se il problema è quello, ma comunque c'è nella linea guida, c'è scritto. Il 18 marzo le abbiamo fatte quelle della sanificazione. Con il parere di ISPRA, degli ISS. No, era solo ambasciatrice. Come si allora, se è una preoccupazione. No, loro dicono che comporterebbe dei costi aggiuntivi al loro carico. Vabbè, sì. Io vi faccio. Cioè, guardate, noi abbiamo oltre 100 milioni di euro di costi aggiuntivi. Ecco. No, tra l'altro ho fatto molti casi con la protezione civile, hanno sanificato le panchine, le strade, i marciapiedi, eccetera. Quindi anche ringraziamo tutti i volontari che hanno fatto sanificazioni e continueranno a farle. Magari facciamo un appello alla protezione civile che l'assessore Bottacin segue e a tutte le associazioni di volontariato di mettersi a disposizione dei sindaci. Cioè, si tratta di passare la sera e dare una spruzzata. Cioè. Due cose velocissime. Salmaso, chiudiamo. Si parte il 1 giugno con l'apertura delle scuole. Possiamo stabilire. Con le scuole? No, dei sì. Abbiamo capito, centri estivi e, sì, e scuole materne private, insomma. Ecco. Quanti potrebbero essere i centri che riaprono? C'è la possibilità di quantificarli? No. L'altra domanda è questa: il sindaco di Vicenza ha emesso un'ordinanza in cui impone l'obbligo di consumare gli aperitivi al tavolo, ai ragazzi al tavolo, seduti al tavolo. Lei cosa ne pensa? È una scelta che è discrezionale, che rientra nella competenza del sindaco. Sicuramente evita l'assembramento, perché una delle modalità dell'happy hour, fra l'altro siamo pronti con lo spot, e, però ancora non posso darlo perché ho fatto una piccola correzione, l'ho fatto diventare matti sto giro. E l'happy hour ha come condizione che è quella di stare in piedi e giustamente fare assembramento, che è la roba più innocente del mondo, ma in questo momento bisogna avere un po' di cura, insomma, di attenzione. Ma sai, allora noi non possiamo, Ivana, pensare che dire che è colpa di quelli che
non controllano. È colpa di chi commette l'infrazione, nel senso che se tu, cioè io immagino che tu non andresti mai in mezzo a una piazza piena di gente in questo momento. Cioè cercare. Dopo partita, so, dicendo. Cioè, non capire, cioè, ho capito, però. Ingestibile. Capite? Se quello fosse stato una piazza post bellica dove ci fosse stato scritto l'ingresso della piazza, attenzione, mini antiuomo, sarebbero entrati? No. Vuol dire che non abbiamo capito che cos'è il virus. E volevo dire un'ultima considerazione e vi ringrazio per la pazienza, intanto ringraziare la dottoressa Russo. Siccome ho sentito un passaggio, io non avevo notizie delle dichiarazioni del professor Crisanti, ho fatto per il tramite dell'assessore Lanzarin chiedere al dottor Flor che vi faccia una nota su questa storia dei tamponi dell'Imperial College. Così io direi chiudiamo qui la polemica e chiariamo quanti tamponi sono arrivati all'Imperial College, quanti reattivi, quanto. Quindi, dottor Flor, che è azienda ospedaliera, che è deputato a tutte queste attività, dirà quanto la burocrazia, cioè, ricordo che in fase emergenziale la burocrazia è stata quella di trovare le ditte che ci vendessero le attività, non abbiamo avuto i problemi di burocrazia, il problema era trovare il materiale. E voglio anche ricordarvi che le microbiologie in Veneto che fanno tamponi sono 14, il nostro laboratorio di riferimento è quello del professor Crisanti, ma ci sono 14 laboratori che fanno tamponi tutti i giorni. E in tutti i laboratori c'erano prima del coronavirus le macchine per fare tamponi, perché purtroppo in quell'occasione le aziende, ve l'ho detto ieri, hanno cominciato a chiudere i rubinetti per i reagenti. Buon lavoro, grazie. Grazie. Adesso vediamo la... Aspetta che devo fare.